Andiamo a Lula, il paese che sino a non tantissimi anni fa presentava al suo interno un'ascendenza molto molto profonda col suono dell'organetto, perché vi erano presenti ben 28 suonatori di organetto e altri anche di fisarmonica. Bene, all'ombra del Montalvo nasce questo Baldo Giovanotto, oggi diventato uomo adulto e maturo, che si appassiona da piccolissimo, da giovanissimo, dell'organetto diatonico e si rivolge ad uno signore molto anziano di Lula per poter essere avviato attraverso le note musicali dell'organetto a quelli che sono i balli della tradizione stessa di Lula. Poi la sua conoscenza si allarga ai balli dell'alta baronia, della bassa baronia, dell'Egoceano, del Logudoro, laddove poi riesce ad incontrare e ad accompagnare in Sardegna, ma non solo, altri e tanti gruppi folk. Questo è in sintesi, è Pietro Porcu, il nostro amico che arriva da Lula. Ciao Pietro. Thank you.
Villa in piazza per vedere il suono magico dell'organetto di Pietro Porco di Lula e la bella voce con la chitarra di Checco Spano di Torpè. Grazie. Poi ti chiederemo qualcosa, Checco.